tutto per aria con la dinamite. Che brutta idea. Con il suo abito preso in prestito, con il fazzolettino che spuntava dalla tasca, la cravatta non sua, i suoi ridicoli occhiali, Hans Kipnis sembrava il fannullone raggirato di una commedia cinematografica. Chiuse gli occhi. Quando Hans riaprì gli occhi, vide Lady Bromley. Come uno spettro ossuto gli apparve tra il folto degli oleandri. Era anziana, viziata, rigurgitante cattiveria. Avvolta in uno scialle nero, si contorceva in una gioia maligna. Quel che avete perso qui, signore, non lo troverete più questa notte. Se volete, potete lasciarmi un messaggio per il capogiardiniere. Ma nemmeno lui potrà salvarvi, perché è un greco ubriacone, un povero omosessuale. Andate a casa, caro dottore. Il ballo è finito. La vita in questi nostri tempi assomiglia tanto ad uno squallido ballo. Un po' di luce, un po' di musica, un po' di danze e buio. Ecco, hanno già spento le luci. Hanno già dato ai cani gli avanzi del rinfresco. Andate a casa, caro dottore. Aspetto. Aspetto mia moglie. Nessuno, ripeto, nessuno dei miei quattro defunti mariti ha mai pronunciato una frase così irreale. In tutta la mia vita non ho mai sentito un uomo usare queste parole, se non forse in una qualche dozzinale commedia. Le sarò riconoscente se potrà, signora, porgermi aiuto o indicarmi chi mi possa aiutare. Mia moglie ha ballato tutta la sera, forse ha bevuto un goccio di troppo e di certo si trova ancora qui intorno da qualche parte. Forse si è solo addormentata. Voi siete il medico indigeno che ha ficcato le dita dentro il mio corsetto 10 giorni fa. Siete simpatico e corrotto. Venite qui, venite qui, che vi do un dolce bacio sulle labbra. Venite, non abbiate paura di me. Vi prego, signora, aiutatemi. Io non posso tornare a casa senza di lei. Lui non può tornare a casa senza sua moglie. Lui ha bisogno di sua moglie accanto a sé ogni notte. E questi, signori e signori, sono gli ebrei, il popolo del libro, il popolo dello spirito. Quanto? Quanto cosa, se mi perdonate? Ma insomma, quanto dovrebbe pagarvi l'ammiraglio, quello stupido corrotto, per farvi stare zitto e buono? Oh, 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 certo, non credete alle vostre orecchie, quanto siete simpatico e corrotto. Non capisco. Buonanotte, mio dolce dottore. Vi sono sinceramente grata per le vostre devote cure. Dita ebree dentro il mio corsetto. Bello! Che incantevoli notti, qui in Palestina di primavera. Guardatevi intorno, guardatevi intorno. Che notti! Povera Palestina. Povero dottore.
Buonanotte a voi, mio caro e povero Otello, e buonanotte anche a me. E tra l'altro, chi è quel maledetto cretino che ha osato chiamare questo buco abominevole Gerusalemme? Questa è una volgare parodia, non è Gerusalemme. Oh, wow. Signore. Alle 3 del mattino papà uscì a piedi dal giardino del palazzo. Accanto alla ferrovia lo caricò un carro funebre con a bordo due pallidi studenti di scuola rabbinica. Intorno alle 4, in un'alba nebbiosa, Hans Kipnis arrivò a casa. In quel preciso momento l'ammiraglio, insieme alla sua amante, all'autista e alla guardia del corpo, passavano con i fari accesi davanti a un Gerico dormiente, scortati da una jeep armata diretti all'hotel Calia, sulle rive del Mar Morto. Dopo un paio di giorni la Rolls Royce nero e argento partì per l'Oriente, scorazzando per le distese del deserto, attraversando monti e valli e proseguendo ancora verso Baghdad, Bombay, Calcutta. E per tutto il viaggio mamma declamò eccitata con una voce meravigliosa poesie di Mickiewicz in polacco. L'ammiraglio, singhiozzante e allegro come un grande e pacifico cane pastore, le sbottonò il vestito azzurro e infilò la mano, rossiccia, avida. E lei non sentì nulla e non smise nemmeno per un istante il suo frenetico poetare di cerbiatta. Soltanto gli occhi neri luccicavano dalla gioia e dalle lacrime, e quando l'ammiraglio ficcò le dita fra le sue ginocchia, lei gli si rivolse dicendo che i cavalieri uccisi non muoiono, soltanto diventano diafani e intensi come una lacrima. Indomani una pesante calura gravava su Gerusalemme. Tutto il quartiere si radunò in tumulto nel cortile di casa. Attonito e stanco, in pantaloncini cachi e maglietta, papà alzava gli occhi offuscati verso la cima del fico su cui si era rifugiato il Lel. Quanto inerme e innocente appariva il suo viso, senza gli occhiali rotondi. Madame Yavrova e sua nipote provarono di tutto, con le buone e con le cattive. Minacciarono l'arrivo di poliziotti inglesi. Promisero marzapane al cioccolato, minacciarono il Lel di mandarlo una volta per tutte al kibbutz. L'affituario Mitya sfruttò il grande trambusto e prese nel frattempo a calpestare i fiori. Aiuola dopo aiuola strappava, sradicava, gettandosi alle spalle rami, steli, mordendosi il colletto della camicia e sibilando incessantemente tra i denti guasti menzogna e bugia, bugia e menzogna, tutto menzogna e bugia. Papà tentò un'ultima implorazione. Senti, Lel, per piacere, senti, figlio mio, la mamma tornerà e tutto sarà come prima. Quei rami sono molto deboli, per favore, figliolo mio, sii saggio. Soltanto scendi adesso, non ti faremo nulla e tutto sarà come prima. Ma il bambino non voleva ascoltare. I suoi occhi frugavano nel cielo grigio e infettato e continuava ad arrampicarsi sempre più su, verso la cima, mentre le fronde palmate gli carezzavano ruvidamente la pelle. Più su, verso il punto in cui i rami diventano frasche, fuscelli, e poi ancora su, verso l'apice, verso altezze supreme, dove i rami sono un'altezza, una solenne melodia per il cuore del cielo. L'agnello dorme, anche il capretto dorme, anche tu chiudi gli occhi. Il vento adesso si è placato e tace. Gerusalemme dorme.
Nulla riconosceva Gerusalemme, né la gente preoccupata in cortile, né papà, né la casa, neppure le montagne, le torri lontane, né il sole, neppure la luna e le stelle. Nulla. Dorme Gerusalemme. Solo un ottuso e grigio fervore. Il bambino, avvolto dallo stupore, dalla gioia, disse a se stesso: non c'è nulla. E come di slancio saltò ancora più su, fino all'ultima foglia sul bordo del cielo. E Mitia abbracciò cautamente le spalle tremanti di papà, lo trascinò dentro casa e sussurrò con grande pietà e tenerezza: Gerusalemme, che uccide i suoi profeti, brucerà i nuovi eretici nel fuoco della Geenna. A Gerusalemme arrivò un comitato investigativo internazionale. C'erano ipotesi, speranze. Nelle ultime notti, improvvisamente, Mitia aveva aperto la sua stanza e invitato i suoi amici. Era incredibilmente pulita. Solo quel lieve odore non l'abbandonava. Poi gli inglesi se ne andarono. A Gerusalemme sorse un governo ebraico. Una strada venne tracciata a Tel Arsa e il quartiere fu collegato alla città. Gli arboscelli crebbero. Alberi da frutta e piante ornamentali invecchiarono. I rampicanti salirono, intrecciandosi sul tetto di casa, intorno alla recinzione. Una moltitudine di passiflore avvamparono di azzurro. Madame Yavrova fu uccisa da un obice vagante sparato sul quartiere Tel Azra da una batteria di cannoni della legione Cisgiordania accanto a Nebi Shmuel. Lyubov Binyamina fu delusa dallo stato ebraico e salpò da Haifa sulla nave patria per raggiungere sua sorella a New York, dove morì investita, o forse si gettò lei stessa sotto le ruote di una locomotiva. Con il passare degli anni, papà e Mitia ricevettero l'incarico di assistenti presso l'università ebraica, ognuno nel proprio campo. Ogni mattina si preparavano dei panini, uova sode, tè in un termos, e insieme andavano a prendere l'autobus. Una volta al mese andavano a trovare il ragazzo all'istituto del kibbutz. Il Lel era magro, abbronzato. Da Gerusalemme gli portavano gomme da masticare, cioccolata. Sui monti, tutto intorno a Gerusalemme, il nemico mise fortificazioni di cemento, bunker, batterie di cannoni. E attese. Are you